Adesso parliamo della pandemia e c'è molta attesa per la decisione che dovrebbe essere comunicata fra poco, nel primo pomeriggio, riguardo alla collocazione in fasce delle varie regioni italiane. L'Abruzzo si spera, si auspica e comunque dovrebbe essere in zona gialla, ma non è detto perché i dati erano un po' ancora sul filo. Qualche sito definisce l'Abruzzo ancora una zona a rischio, altri invece danno per scontato che ci si collochi appunto in zona gialla. Ma per fare il punto della situazione, che è monitorata in diretta ovviamente da tutta la stampa e naturalmente anche da Rete 8, c'è da Pescara per noi, credo proprio davanti all'assessorato alla sanità o forse davanti al Covid-Hospital. Non lo so, adesso ce lo dice Gigliola Edmondo. Buongiorno Gigliola. Buon pomeriggio a te Marina, a tutti coloro che ci stanno seguendo sia su Rete 8 che su Rete8.it. Con Diego Martelli ci troviamo proprio davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità. Nel primo pomeriggio arriveranno sia i nuovi dati che riguardano i contagi in Abruzzo che la notizia che stiamo tutti attendendo che riguarda la collocazione dell'Abruzzo e delle altre regioni italiane nelle diverse fasce. Si auspica che si possa tornare in zona gialla, perché dalle prime anticipazioni che riguardano il rapporto settimanale della cabina di regia nazionale emerge una sensibile discesa dell'indice RT, che è l'indice di contagiosità, e quindi in Abruzzo si attesta intorno allo 0,81, cioè meno di 1. Dal 31 gennaio, quindi, l'Abruzzo potrebbe tornare in zona gialla. In queste ore c'è stato un nuovo appello del governatore d'Abruzzo Marco Marsiglio a tutti gli abruzzesi a continuare a perseverare nell'adottare sempre tutte le misure di cautela e prudenza, rispettando tutte le regole che conosciamo ormai bene, che non ripetiamo, insomma, ecco, l'uso della mascherina e il distanziamento sociale e tutte le altre che riguardano i 21 parametri di monitoraggio che rappresentano un lasciapassare per atteggiamenti contro gli atteggiamenti responsabili e pericolosi. Ieri dal report dell'assessorato regionale alla sanità abbiamo appreso che ci sono stati 268 nuovi casi di età compresa tra 1 e 96 anni e 5 nuovi decessi, e sono aumentate le persone guarite attualmente positivi. L'Abruzzo quindi avrebbe i presupposti per passare a una fascia con regole meno restrittive. Sia l'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri, che il direttore del Dipartimento della Regione Claudio D'Amario, che ho sentito questa mattina, dicono e confermano che i dati sono migliorati e l'indice RT è inferiore a 1, però aspettano fiduciosi l'ordinanza e ci invitano alla massima cautela. Ma diciamo subito e ricordiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo quali sono le principali misure se torneremo in zona gialla. Quindi da domenica potrebbero essere allentati i divieti sugli spostamenti. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5, c'è la possibilità di spostarsi anche al di fuori del territorio del comune di residenza, ma entro i confini regionali dalle 5 alle 22, consentita una sola volta al giorno, sempre dalle 5 alle 22, spostarsi verso un'altra abitazione privata nella stessa regione, quindi in Abruzzo. Sarà possibile consumare il caffè al bar, andare a pranzo nei ristoranti e che insieme a bar, pasticcerie e altre attività di ristorazione saranno aperti fino alle ore 18. Dopo tale orario la vendita con asporto è vietata ai bar. I ristoranti invece potranno proseguire con la consegna a domicilio e con l'asporto, ma con il divieto di consumare cibi e bevande in prossimità dei locali. In zona gialla riaprirebbero al pubblico le mostre e i musei, ma solo dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi e con modalità di fruizione contingentate nel rispetto delle misure anti-Covid. Chiusi cinema, teatri, sale da concerto, palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, centri benessere, centri e termali, mentre sarebbero aperti centri sportivi pubblici e privati per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base nel rispetto del distanziamento sociale. Queste in estrema sintesi le misure che dovremmo adottare in caso di ritorno in zona gialla, in fascia gialla.